Marat, perché si identificano un pochino nella sorella, no? Sì. Ci sono molte tifose di Marat. E amiche di Marat come Eleonora, non si pronuncia il cognome perché sennò, voglio dire... Ha dato fastidio quel di... La volevi rovescio? Sì. Che se... Accidenti che anticipo la gattina lì, la Martina. Brava! Hai visto com'è entrata, eh? Oh, risposta vincente. Ma sai perché? Per fortuna però la Parigi è più vicina dell'Australia. Ma no, per dire che queste due qua, secondo me, possono essere delle 30-40. Eh sì. 2-0. Altra battuta a 190. Oh, questa qua sembra deve c'ha 26 anni so. Chiamarli re Venus dei bei tempi, insomma, mi sembra eccessivo, però ha giocato. Brava, sì. Direi che il primo. 40 ancora, Chiamata out. Brava Venus, hai visto? Un negro, tiro noci di cocco, troppo spiritoso, grande. Lunga la risposta della Inghis ed è... Vediamo un po' se Martina riesce almeno a limitare i danni. E come fai a limitare i danni? Se batti a 130... Mamma mia, e... è sempre lasciata... Ecco qui, primo set in archivio. 22 minuti, Tommaso. È un martinicidio. Ci fermiamo un momento. Insomma, non si hanno segni, eh? A una mano, costretta ad una mano per una volta, Venus. Costretta ad una mano per due volte e insomma, è almeno finito. Martina Hingis ha dopo il primo gioco dell'incontro. Rovescio anomalo, Un pochino. Saltata male. È una maledetta riga fuori italica. Fuori. E allora c'è il break. Inghis per la prima volta in vantaggio. Dipende dalla percentuale di prime. E questa è una che Inghis riuscirà a mettere in campo. Oh! Sai, è dovuto andare fuori campo per tirare diritto, Quindi il campo è completamente aperto e non si accentuano sulla seconda battuta. 133, insomma, non è granché. Altro poi continua. Sono in inglese, sarebbero dei sostantivi neutri. Ecco.
Chissà se escono da questo, ecco che è uscita Williams da questo palleggio di rovescio. Però vedi, ha tenuto Martina, ha tenuto a lungo. Importante. Vantaggio. Nastro sempre rosso crociato, è il terzo. Altro lob, questo non è facilissimo. Nastro a stelle e strisce. Sono tre di fila. Servizio modesto della Hingis, stavolta ha battuto bene la Hingis e difatti si apre il campo. Direi un game non giocato. Questa è Williams che è sotto 2-4 e che se sbaglia, ne va nuovamente, se ne va. Bella risposta di Venus. E beh, adesso viene risposta vincente. Vediamo se serve esterno, sì, lo fa, per cercare di buttare Venus fuori campo. E beh, questa volta schema perfettamente riuscito. Con il rovescio, Venus, campo aperto. E terzo rovescio gratis sbagliato nel game. E allora 6-3 Hingis, quindi un set pari. No. 7 errori gratuiti Venus in 2 game. L'ha sbagliato, l'ha sbagliato. Meno Antri. Mamma mia, dove è andata a mettersi Venus. Stavolta non lo sbaglia lo smash. E ha alzato improvvisamente la velocità. E buona profondità. Buono dal centro del sole esterno. L'accelerazione di dritto da fronte. Salvate e anche questo è lungo. Oh mamma mia, proprio a Williams. No, Venus, ma vabbè, adesso è tornata indietro. È tornata indietro, tradizionale, torna indietro per giocare il rimbalzo. Martina invece a rete. È il passato. Tiene a zero il servizio la Willy.
Cos'ha recuperato Ingis. Ui, concluso male, un grande scambio. Gioca con la stessa palla che aveva messo fuori sul servizio. Gran risposta. Sbaglia di rovescio la Williams. Tu vorresti essere uno scultore. Beh, mi piacerebbe, no? Ma ho abbandonato. La Ingis, hai visto? E ha lasciato campo. La Vergine Bianca. Hai visto come si sente? E allora tre, ci accontentiamo degli equilibri. Beh, bella risposta. Qui, qui già, della... Mi ricordo la sua gioia, soprattutto. Mi pare che ci sia stato un match point per la Davenport nella finale. E lì sono dettagli. Lì. Sì, sì, non trascurabili. Domandalo alla Oprandi. Sì, continua a macinare, Martina. No. E allora 4 a 3. Sì. Viene nella scia della battuta, battuta anche questa volta a 180 orari. Cambio terribile e alla fine gli scambi lunghissimi. No! Esce il rovescio della Williams, c'è il break dei puritani, li conosciamo bene, DM, li conosciamo bene onestamente, via, perché se è bianca posso dire che spingeva, sì, certo, selvaggiamente, ma se è nera non posso. Dai, insomma, che vadano a scopare il mare, come dicono. Gran punto della Ingis. Ma Martina ha qualche... che avesse spolverato la riga. Ecco qui, finisce fuori la palla di Venus Williams. Vince Martina Ingis, che torna in finale 8 anni dopo aver vinto questo torneo nel 1998, quando aveva battuto proprio Venus Williams in finale. 0-6, 6-3, 6-3.